Arrivati al palazzetto dello sport di Altedo, ciuffo e bello, certo che è bello, come potrebbe non esserlo, ragazzi? FDM, cazzo! Scusa per il mio ciuffo, oggi è male. Il direttore sportivo più bello d'Italia, come li vedi, ragazzi, oggi? Stiamo tutti dicendo che perdiamo. Basta quadrarmi, non sono fatto. Dici, cosa deve avere l'FDM questa sera per vincere, direttore? Il gran sedere, come il mio, ma era più grande. Ci puoi far vedere il sedere un attimo? No, no. Quando segnerà l'uomo alla tua destra? Marcello Sisti. Io penso che oggi sia il giorno giusto. Oggi è il giorno in cui si vedono i campioni. Esattamente. Andiamo a cambiarci? Eccoci dunque all'interno del palazzetto dello sport di Poggio Renatico per seguire assieme la seconda giornata di campionato, sia a livello cronologico, perché andate a riprendere la seconda partita che non è stata disputata, sia proprio a livello di impegno. Una delle sfide più complesse, infatti, oggi arriva il Bagnacavallo in quella di Ferrara, una partita ostica perché sono una delle candidate al titolo. Come ci arriva l'FDM, come ci arriva Fabio Di Mauro? Ma ci arriviamo bene, abbiamo vinto solo 3 giorni fa la nostra prima partita, sicuramente sono una delle squadre candidate a vincere, quindi sicuramente oggi le motivazioni non mancano. Dobbiamo stare concentrati anche perché loro hanno preso molti giocatori da categorie superiori. Inoltre noi abbiamo anche 2 assenze per via delle espulsioni nell'ultima partita. Eh sì, ricordiamolo, quest'oggi infatti all'FDM Team Molinella mancano 2 giocatori nello scacchiere di Mister Borsatti, Paolo Boarini e Ardit Alusci, sicuramente assenze importanti, e quindi a fronte di questo l'FDM Team dovrà fare qualcosina in più. Il campionato è appena iniziato, ma gli avversari sono a punteggio pieno. Tra l'altro sono una delle uniche formazioni, se non l'unica, se non vado errato, a non aver ancora incassato una rete. Questo ti spaventa a te che hai trovato solo un gol alla prima giornata? Vabbè, non spaventa me, abbiamo fatto 7 gol la scorsa partita, quindi io direi che abbiamo tutte le carte in regola per essere i primi a segnare a loro. Tra l'altro un impegno così delicato e importante arriva proprio durante la settimana, si gioca di mercoledì e quindi anche a fronte di quella che è stata la giornata intera, gli impegni universitari. Come arriva Fabio a questa sfida? Quanta energia? Ovviamente di mercoledì hanno tutti avuto la loro giornata, quindi questa scusa non vale, anche gli avversari avranno avuto i loro impegni oggi, quindi no, anzi io arrivo abbastanza bene, sono carico alla partita. Hashtag domanda, hashtag esultanza, cosa aspettate a far cringere Fabio in un prossimo video a una prossima esultanza? No, però non esagerate con le esultanze, non troppo imbarazzanti, per favore. Loro giocano salvo sorprese, molto molto chiusi, col pivot al centrocampo, quindi la cosa difficile di questa partita è dove risparmiare. Dalla fine risolviamo l'obiettivo e andiamo a pressare subito, non li facciamo ragionare. Se proviamo il tiro da fuori, sinceriamoci che dietro di noi, dietro il calcio, ci sia uno in copertura. Tutti torniamo indietro come dei falchi per calciare. Non è che io devo dribblare l'uovo e poi tirare, no, basta spostare la palla e tirare. Secondo me l'unica cosa forse che hanno più di noi era un po' di esperienza, qualche anno in più. Mi raccomando, cioè mantenere energia, le mani. Poi comunque tiriamo l'uomo, perché questi qua hanno un po' di calcio 5 rispetto all'ultimo. Cioè, 0 gol presi, quindi dobbiamo farli gol noi per forza. In casa nostra dobbiamo farli gol noi. Ladies and gentlemen, welcome to Ferrara per raccontarvi e seguire assieme questo secondo incontro del campionato di Serie C2 Girone B dell'Emilia Romagna. Quest'oggi a Fabio e compagni fa visita il Bagnacavallo, una formazione insidiosissima, una delle candidate alla vittoria del titolo. Buona la prima uscita per l'FDM, che ha vinto in casa sempre per 7-2 contro la Polisportiva Santa Maria Nuova, ma oggi c'è da fare la prova generale. Allora vediamo come si schiera la squadra di Borsatti, con Francesco Di Mauro in porta, difeso da Golinelli, laterale destro Fabio Di Mauro, a sinistra Secchi, come pivot Kashmi. Dalla parte opposta invece c'è Casadio in porta, difeso da Greco, laterale destro Scala, a sinistra Gardi e come pivot Vecchiolla. È tutto pronto come al solito, il 5 di FDM 2.0 a Kashmi, con l'8 degli ospiti sul punto di battuta, e si parte con lo scarico all'indietro. Casadio, dentro la palla, a cercare proprio il numero 14, se non ho visto male. La palla si perde però a lato. Secchi al centro per Kashmi, Greco sbaglia tutto, attenzione al 7 che calcia! Ed è vantaggio dell'FDM Team dopo poco più di 2 minuti di gioco. Ci pensa Momo Mohamed Kashmi, che spiazza il portiere. Un erroraccio quello di Greco, che scivola, o meglio, inciampa sul pallone. E da lì veramente non può non approfittarne l'altro di 7, quello in casacca nera. Un rigore in movimento, ha provato a fare il massimo il numero 12 avversario. È un FDM Team che piega già le sorti di questa sfida. Ma torniamo in campo perché c'è tantissimo da giocare. Vecchiolla scarica all'indietro per Greco. Dunque Scala cerca una soluzione, torna dal 4, che dialoga col 7, attenzione, passa Gardi che carica il destro, Francesco Di Mauro para,
Secchi prova a ripartire in 2v1, attenzione al 3 che va da Kashmi che cerca sul secondo palo Fabio Di Mauro. Non ci arriva il 10 di Mister Borsatti. Scala lunghissimo, anticipo però secco di Secchi che la porta con la sua, la calcia con la punta. La palla va in porta, ma in quella che conduce verso gli spogliatoi. Gardi, buono il disimpegno su Fabio, poi affida il possesso a Scala che scodella ma lo fa male, capisce tutto Fabio Di Mauro! Con deviazione il raddoppio dell'FDMT Molinella a cura del suo numero 10 grazie al suo secondo sigillo in questa stagione. L'esultanza anche con Momo, pattuita nel pre-match il Siu di Ronaldo. Rivediamo quello che è successo, il 4 che va dal 14, alza il pallone non benissimo, FDM Suola si prepara al mancino sporcato. Se non ho visto male, proprio dal 14, che elude poi l'intervento del portiere, e così è. Nonostante questo, Casadio era quasi arrivato a deviare il pallone in maniera vincente. Nulla da fare, 4:30 ed è già 2-0 per la squadra di Fabio. Secchi intanto lotta, poi se la va a riprendere proprio il 10, da questi Akashmi. Possesso e gestione totale per l'FDM Team, Secchi la prova. Questa volta la sua conclusione però è alta. Casadio, dentro la palla per il 14, stop infelice, attenzione Fabio Di Mauro, ancora deviazione, ancora Casadio, questa volta riesce a deviare il pallone fuori dallo specchio della porta. Secchi, va dal proprio numero 1, che trivela e lo fa a meraviglia, Fabio Di Mauro spegne il pallone e congela un altro possesso. Naufal Golinelli, Mohamed Kashmi va sul destro, poi cerca una soluzione che porta il nome di Secchi, strozza la conclusione. Il suo destro finisce a lato. Ancora Secchi cerca il numero su Greco che non riesce. E allora il 7 può ripartire ma sbaglia, capisce tutto FDM. Kashmi torna dal 10. Il tentativo con la punta è di facile presa per Casadio che va nuovamente da Greco che cerca al centro Vecchiolla, anticipato però da Golinelli. Dunque Kashmi gioca un po' con gli avversari e poi fa esplodere il mancino. Casadio ancora una volta obbligato a fare gli straordinari. Naufal Golinelli, il dialogo splendido con Fabio Di Mauro, il suo mancino, come si intendono, il 5 e il 10, poi avrebbe voluto una deviazione FDM, deviazione che non c'è mentre Fabio conquista un altro possesso, poi infastidito proprio da Scala, tutto regolare, secondo il direttore di gara. Scala, all'indietro per Gardi, da questi a Greco il suo destro, murato, ancora da Fabio Di Mauro, Scala. Arriva in qualche modo il 7 che gioca al centro con deviazione. Non secondo il direttore di gara. Si riparte sempre con il bagnacavallo in possesso. Golinelli riacquisisce la sfera, transizione in avanti, il 5 per il 10, il suo destro, ancora miracolo del 12 avversario. E poi Gardi innesca dalla parte opposta, Scala il suo destro a lato. Partita spettacolare ora. Robobok, Golinelli. Il 5 torna ancora dal 9 che battaglia con Scala, lavora un buon pallone per Fabio che gioca sul secondo Jürgen Smaili che si divora la rete del 3-0 nonché primo centro ipotetico della sua stagione. Greco verticale, Naufi capisce tutto, FDM si gira sul destro, Casadio blocca e innesca in avanti proprio il 4, esce Francesco Di Mauro, forse un fallo su di lui, non secondo l'arbitro, il 10 calcia due volte e trova la rete Contarini, il giocatore che ha appena spento 53 candeline, è riuscito a riaprire la partita. Uno dei più esperti della squadra ospite riesce a bucare sotto le gambe Francesco Di Mauro e a rimettere in discussione una partita che fino a questo momento non è mai stata in discussione. C'è anche il cambio, fuori Fabio Di Mauro, al suo posto dentro Victor Hinku. Calcio di punizione ora per gli ospiti, mentre abbiamo visto un Fabio inaridito dalla rete subita. Ci prova ancora Contarini, Francesco Di Mauro questa volta gli dice di no. Bock, lotta con il numero 4 avversario, anche col 14, ma se la va a riprendere Gardi, attenzione, converge verso il centro, passa il 4, ancora una volta col destro, questa volta a lato. Smaili sbaglia la verticale, capisce tutto, Scala, attenzione, sprint il 14, gioca al centro, il 13 dell'FDM quasi dentro la propria porta. Poi si riappropria proprio Jürgen del possesso, magari se la riprende ancora il 13. Fase confusionaria del match, Victor Hinku prova a portarsi a casa qualcosa, ce la fa, si guadagna questa rimessa su Contarini. C'è anche il cambio, rientra Fabio Di Mauro, esce Robobok.
calcio di punizione mentre troviamo Rambelli sul punto di battuta, carica il mancino, Francesco Di Mauro gli dice di no, ci prova Gardi, deviazione non secondo l'arbitro, si riprende col possesso, FDM Team, Golinelli, dentro per FDM, palla visionaria sempre per il 5 che serve Kashmi, para, ancora una volta il portiere con la 12 che indossa la camisetta gialla, a dire di no al potenziale 3-1, Secchi, gioca dentro Naufi che torna dal 3, dialoga bene ora tutta l'FDM Team con Secchi che va da Momo che torna da Secchi, Daniel Secchi si pulisce gli scarpini e fa 3-1 quando siamo al 30° minuto di gioco, il dialogo al bacio tra il 7 ed il 3, sicuramente uno dei migliori in campo almeno fino ad ora, Mohamed Kashmi, che chiude un triangolo alla perfezione dopo comunque un ottimo possesso da parte dei ragazzi di Mister Borsatti, una decina di passaggi prima di arrivare al destro secco di Daniel Secchi che porta il punteggio sul più 2, terza rete della giornata per i padroni di casa quando entra allo scadere della prima frazione anche Gentili, il capitano del Bagnacavallo, sprinta Gardi ostacolato da FDM che riacquisisce il possesso con Kashmi, attenzione 3 contro 1, il 7 rientra, chiude il 5 e si chiude anche la prima frazione di gioco, 3-1 per l'FDM Team Molinella che ha messo le cose in chiaro fin da subito, ora però intervallo, impressioni dal campo. E dunque eccoci al termine dei primi 30 minuti di gioco, il punteggio al palazzetto dello sport di Poggio Renatico dice 3-1 in favore dell'FDM Team, partita fortissimo la squadra di Mister Borsatti che nei primi 4 minuti aveva quasi ipotecato la sfida, prima Mohamed Kashmi e poi Fabio Di Mauro ci hanno pensato a portare il passivo sul più 2, conseguentemente buona la reazione degli ospiti, un po' calata invece l'FDM che però si è ripresa sul finale grazie a Daniel Secchi, l'autore della tripletta nella giornata precedente, l'ha bollata ancora, ha fatto un gol importantissimo che porta momentaneamente l'FDM Team a 6 punti e sarebbe già un chiaro segnale al campionato, però ne mancano altri 30 da giocare, allora noi torniamo in cabina di regia per raccontarvi questo secondo tempo e scoprire quale sarà l'epilogo della sfida. E dunque eccoci nuovamente collegati assieme con i nostri due main sponsor inquadrati, GG Teamwear e Click Master. I calcettisti sono riscesi in campo per contendersi questa sfida. La squadra di Mister Borsatti per consolidare quello che si è fatto nel primo tempo. La squadra di Mister Palombi per una reazione e per non lasciare la partita in mano ai giocatori in casacca nera. Seguiamo intanto Secchi, FDM, il dribbling su Gardi, il suo mancino, para Casadio su respinta Kashmi, arriva il gol del numero 7 che amplia le distanze tra le due formazioni, l'aveva sbloccata proprio lui nella prima frazione, fa un altro gol proprio all'alba del secondo tempo, rivediamo il blocco dal nostro replay di Gardi su Fabio che poi se ne esce con una giocata da urlo, il tutorial su come far fuori un uomo con lo stop orientato è a cura del 10, a cura del 7 invece c'è il gol, il suo secondo in questa sfida, il suo terzo complessivo nel campionato, Mohamed Kashmi. Adesso però non bisogna incorrere in cali di concentrazione. Burigo sbaglia, Vecchiolla ne approfitta. Il Bagnacavallo non ci sta e rientra immediatamente all'interno della sfida grazie al suo numero 8. Lo stavamo dicendo, quasi una gufata. Eppure sì, il calo di concentrazione c'è stato praticamente subito. Ingenuità del numero 8 dell'FDM Team. Ne approfitta l'altro di numero 8. Forse anche un Francesco Di Mauro non perfetto. La sfiora con la mano sinistra ma non riesce a deviare questo pallone fuori dalla propria porta. E allora Scala torna dentro per Gardi, da questi sempre a Vecchiolla che per fortuna dell'FDM non arriva all'appuntamento col pallone. Prova ad avanzare Gardi con la finta. Fabio però non ci casca e va da Burigo, può distendersi ora l'FDM con Secchi in possesso, allarga il gioco a destra per Fabio, il piazzato sul secondo, tocca a Scala, arriva il gol! Ma attenzione, il direttore di gara assegna il calcio di rigore e non la rete, infuriato Fabio Di Mauro così come tutta la panchina dei padroni di casa, ma parte Kashmi dal punto di battuta e spegne le polemiche grazie all'hat-trick personale, nonché quarto centro in questa stagione per il calcettista con la 7 sulle spalle. Una decisione arbitrale che avrebbe fatto tanto discutere qualora Momo non fosse riuscito a mettere a segno il gol che porta sul più 3 i ragazzi di Mister Borsatti. Ma torniamo in campo perché c'è ancora Fabio in possesso che dialoga con Secchi, il numero su Greco, attenzione al 3 che imbucca sul secondo.
per Burigo, che non arriva in tempo all'appuntamento col pallone. Sempre Lotto. Secchi. 1v1 con Scala, lo fa fuori secco, attenzione a Daniel, il suo destro, palo esterno, sta facendo quello che vuole il classe 94, mentre Casadio va in avanti, esce Francesco Di Mauro che dà sicurezza ai suoi, avanza il 4, FDM, attenzione, recupera palla, poi il pestone da parte di Gardi, ai danni di Fabio, poi si scusa il giocatore del Bagnacavallo, situazione un po' così, Fabio. Gioca sul secondo, Secchi di testa, non inquadra lo specchio della porta. Greco in avanti a cercare Gardi, attenzione, Fabio provvidenziale, ancora una volta in difesa. Prova a ripartire Kashmi, che dà una mano al 10, tanta confusione, si gioca da terra ma è tutto regolare. Poi calcio di punizione in favore del Bagnacavallo. Secchi cerca una soluzione, torna all'indietro da Burigo. Dunque FDM rientra sul destro, messo giù ancora una volta. Questa volta da Scala. Calcio di punizione da una posizione interessante. C'è il cambio dentro Sisti. Fuori FDM che ha ricevuto un trattamento di fiducia negli ultimi minuti. Francesco Di Mauro lungo per Kashmi che lavora un buon pallone. Ha bisogno però di un sostegno. Non lo trova e sbaglia il passaggio. Attenzione, riparte Vecchiolla che si accentra. Poi vada Greco. Ottima però la chiusura difensiva anche di Daniel Secchi. Burigo. Scarico all'indietro per Secchi che punta l'uomo, fa esplodere il sinistro, il palo. E poi attenzione, il direttore di gara segna il gol. Circostanza un po' sospetta da rivedere al nostro replay. Poco importa a Daniel Secchi che ha messo a segno la sua doppietta personale, nonché quinto centro in questo campionato. Rivediamo il mancino, l'ottima parata di Casadio. E poi la palla sbatte sul palo dopo aver impattato la traversa. In questo caso si può probabilmente parlare di gol fantasma, seppur le immagini delle nostre telecamere non siano chiare al 110%. Si gira il 10, parata monster di Francesco Di Mauro, ma l'uomo più pericoloso per gli ospiti porta sicuramente il nome di Contarini. Intanto rivediamo il replay che ci manda la nostra regia. FDM 2.0 allarga le ali e dice di no a preservare il punteggio di 6-2. Dunque ancora un altro anticipo di Naufi, numero stratosferico di Secchi, il suo destro, la parata di Casadio. Cosa ha fatto il numero 3 dell'FDM che ora gioca corto per Naufi? Jürgen Smaili, sempre dal 3, il 5 per Sisti che torna da Naufi. La palla passa ancora per Marci, il suo sinistro, parato dal 12 avversario, Smaili. Sisti, Secchi, Golinelli, completa gestione, vuole calciare il 5 che prova ora la conclusione. Ancora una volta uno dei migliori in campo sicuramente, il giocatore con la maglia gialla del Bagnacavallo prova il 5 e la conclusione. Ci ha provato Gentili, il capitano, palla rimane lì, ancora Contarini a lottare con Francesco che però si riappropria della sfera. Sisti cerca e trova tra le linee Tol Ciuli, che lavora un buon pallone e lo consegna a Robobok. La gioca al centro. Palla rimpallata, riparte dalla parte opposta. Il Bagnacavallo, Naufi, Golinelli a dire di no. A innescare ancora Tolciuri, il suo destro. Il giocatore più longevo, mettiamola così, dell'FDM. Ha provato a fare male e a scrivere il gol del potenziale 7-2. Che non è arrivato. Ci prova Gentili, incrocio dei pali per lui. Anche sfortunato, ora il capitano degli ospiti, rivediamo la bellissima conclusione. Un Francesco Di Mauro che in questo caso avrebbe potuto fare ben poco, salvato in questo frangente proprio dalla propria porta. Seguiamo Fabio che gioca al centro, si immola Gardi, ma insiste il 10 che va dal 9, il palo e poi attenzione, la palla forse in questo caso è entrata. Il 12 però, la tiene lì, rivediamo meglio dal nostro replay, un Fabio entrato da poco, gioca la sfera Bock. La sua conclusione si infrange sul palo e poi dopo se la spinge quasi da solo in porta Casadio. Dalla nostra prospettiva, se quello di prima non sembrava gol, questo sembra proprio esserlo. Un direttore di gara comunque non appostato al meglio, mentre Gardi ci riprova, ma Francesco Di Mauro la tiene lì e ora innesca in avanti Robobok quando siamo nel recupero. Fallo però sul 12 avversario ed è il sesto, dunque tiro libero.
una delle ultime chance per Greco che parte, pare a Francesco, poi l'11 ancora a Francesco Di Mauro su Curti a dire di no e a congelare il risultato perché non c'è più tempo e game over, si chiude 6-2 la seconda giornata di campionato, mentre passano in onda queste bellissime immagini di fair play con Fabio che fa le foto con i giocatori avversari, una partita combattuta ma soprattutto corretta. Noi per ora ci immergiamo nel nostro ricchissimo post gara. E allora ragazzi, eccoci al termine del secondo incontro di campionato per l'FDMT Molinella che si impone per 6-2 contro il Bagnacavallo, una partita a senso unico, il quintetto ha messo subito le cose in chiaro, il secondo tempo non è stato null'altro se non una conferma del primo, infatti 3-1 il primo tempo e 3-1 anche il secondo, una prestazione veramente importante per i ragazzi di Mister Borsatti che sono riusciti già a dare un chiaro segnale al campionato. Allora noi adesso andiamo a sentire anche i protagonisti di questa sfida per capire quali sono anche poi le loro impressioni, quali sono state le loro vibes dal campo, e allora noi andiamo dall'MVP Mohamed Kashmi. E allora ragazzi, eccoci nel post partita con l'MVP di giornata, Mohamed Kashmi. Si pronuncia così, eh? Sì. Fai Momo. Facciamo Momo. Tre gol importantissimi quest'oggi. Non t'ho visto brillantissimo nella prima giornata. Oggi invece ha dato un chiaro segnale alla squadra, al campionato in generale. E avete già messo il muso avanti. Sì, oggi a livello personale, 3 punti, 3 gol. Sono felice. Diciamo che è anche merito della squadra che mi mette in condizione di finalizzare. Quando giochi con ragazzi come Fabio, Secchi, Nau, Victor, eccetera, merito più ai compagni che personale. Però con l'unione tutti insieme siamo riusciti a fare 3 punti che oggi servivano come il pane. Alla vigilia di questa sfida ti saresti aspettato questo risultato? Sì, perché ho molta fiducia nei miei compagni, nel mio mister, dal direttore, siamo tutti insieme uniti, un unico obiettivo, lo lavoriamo dal primo giorno della preparazione, siamo contenti e poi i risultati arrivano. Una curiosità mia, a livello di gol quanti ne vorresti fare quest'anno? Ho un obiettivo molto preciso, però preferisco lavorare in silenzio e tirare le somme più avanti. E allora eccoci anche con Fabio in questo post partita. Diciamo che è stata esorcizzata un po' la tensione che c'era pre-match, perché 6-2, risultato tondo. Come dicevo prima anche con Momo, avete mandato un chiaro segnale al campionato. Sì, sicuramente è un segnale chiaro, però alla fine sono tutte da vincere le partite, anche quelle che possono sembrare più scontate, si possono mettere male, possiamo andare sotto, e quindi c'è da fare attenzione in ogni singola partita. Quest'oggi un Fabio che ha bollato la seconda rete per l'FDM Team Molinella, però in qualche frangente saresti potuto essere più cattivo. Sì, sicuramente avrei potuto fare più gol, sarei anche potuto essere un po' più presente secondo me in fase offensiva, invece ci si spingeva molto in avanti e quindi magari sono stato io un po' più dietro. Va bene così, alla fine sono molto felice di come sia andata la partita, l'importante era questo, era portarla a casa contro questa squadra che era una delle favorite. Che poi oggi ho visto una cosa, non da demografo statista, Fabio Di Mauro, a seguito del tuo gol hai ricordato a Momo: oh, dobbiamo fare l'esultanza, e poi l'hai pure fatta, e quella è la cosa che fa ridere, e Momo ti ha seguito. In realtà non è proprio andata così, allora lui prima della partita mi ha detto di fare l'esultanza, io ero pronto a farla al suo gol, al suo primo gol, poi visto che ha fatto un cenno non l'ha voluta fare, quindi al mio gol poi era obbligatorio, visto che abbiamo segnato entrambi, visto che mi ha guardato, e quindi l'ho visto come un segnale per dire facciamo l'esultanza. Stavolta ho fatto l'esultanza che mi ha suggerito Momo, dalla prossima farò quelle che mi direte voi. Ultima domanda, una curiosità mia sul calcio di rigore, l'hai lasciato a Momo, ci hai pensato per un attimo di calciarlo, com'è andata? Se ti devo dire la verità, io sto ancora protestando con l'arbitro perché secondo me la regola se l'è inventata, cioè è entrata la palla perché ha interrotto, non lo so, però ho visto Momo che aveva già la palla in mano, già posizionata, quindi, ma lo stesso non gliela avrei rubata. E allora ragazzi, se il video vi è piaciuto, ma anche se non vi è piaciuto, vi ricordiamo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, commentare, condividere il video dappertutto, eh? Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. I've been feeling weird, I can't seem to focus good.